Ciao a tutti. Allora, oggi andiamo a fare Edvige. Allora, noi scopriamo le creazioni che ho fatto e ho fatto del gufino. Oggi lo facciamo insieme e da capo, cioè io ce l'ho già qua pronto con il gufino che avevo fatto, però lo facciamo da capo. E con questo qua sono riuscita a farla bella bianca perché avevo usato la resina, però adesso per fare la roba un po' prima userò l'Easy Make. Ho provato a colorarla bene 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 di bianco il componente. Però mi sa che non uscirà perfettamente bianco, tipo adesso è bello bianco. Quando metterò il componente B, secondo me verrà un edvige molto molto sul giallino, però non fa niente anche perché poi, cioè, va bene così. Allora, niente, allora io ho già messo il componente A dentro qui, l'ho già colorato con il bianco. Adesso vado a mettere il componente B e lo versiamo nello stampo. Ok, ho fatto, è uscito un colore cappuccino, speriamo si schiarisca un po'. E ora vado a versarlo nello stampo, anzi no, ho visto un peluccio qua. Cioè, pulire questo è abbastanza difficile. Ok. Perfetto, non lo faccio fino in fondo, lo faccio tipo fino a metà. Ok, e adesso facciamo un po' così, bolle bolle, e aspettiamo che si asciughi. Allora, ho pensato una cosa, dato che ce l'ho già pronto uno, andiamo a colorare questo, e poi questo mi è uscito anche con un po' di bollicine purtroppo, e poi comunque andiamo a scoprirlo e lo colorerò così. Allora, intanto vi ho fatto vedere com'era il procedimento molto semplice per fare edvige. Allora, adesso ho visto che divide dietro ha dei puntini tipo marroncini, così. Quindi andrò a prendere uno smalto di questo colore bellissimo. E dove questo gufino qua ha le righette, io ci metto un po' di smalto così. E con il dito ci passo sopra. Per farlo andare bene dentro. Né così, né così. Ok, e ora prendo, dov'è che li ho messi? Aiuto, ok, un po' di cotone e un po' di acetone e vado a togliere l'eccesso che non serve. E vado a togliere anche l'eccesso sul mio dito. Bellissimo nella nebbia. Ah, poi ho appena tolto i guanti, quindi ho anche tipo le mani sporche di borotalco. Ok, e adesso arriva la parte un po' più, diciamo così, antipatichina, perché devo andare a fare gli occhi. Allora, andrò a fare il contorno, questo qui di giallo. Sì, mamma mia, non mi accorgo che c'è tutta questa nebbia. Qua dicevo di giallo. Poi dentro ci metteremo il nero. Faremo il nasino e i riflessini bianchi. Prima di tutto ciò, però, vado a bucarlo, così ho già finito e poi dopo che comunque lo lucido un attimo lo blocco, l'ho già bucato. Ok, eccolo qui, ci ho messo il gancino e adesso andiamo a fare gli occhi. Prendo il giallo e la punta piccolina con la pallina. E adesso non spaventatevi per come colori i dettagli. Allora, vado qua, ci vuole abbastanza pazienza per colorare questi dettagli. Poi comunque questo gufo qua non è edvige, nel senso, cioè non è che è lo stampo di edvige, cioè è un gufo che ho fatto io da una pietra a forma di gufo. E così, vedendola così, ci ho pensato, ho fatto, ma sì, dai, proviamo a fare edvige e niente, penso sia una cosa molto, molto, molto caruccia. Ok, 800 anni per fare un occhio, dobbiamo fare anche l'altro. Sottofondo delle macchine che passano.
Perfetto, e giallo l'abbiamo fatto. Ora chiudiamo lo smalto e vado a prendere il nero. Prendo una punta un po' più grossa, sempre dello stesso. Proviamoci. Prendo un po' di smalto nero e vado a colorare dentro. Difficilino, soprattutto perché, come dicevo prima, questo shampoo non è perfetto, nel senso che non è ugualissimo sia da una parte che dall'altra, però noi facciamo quello che riusciamo a fare. Come dicevo prima, su questo sono uscite un po' di bollicine, quindi sarà molto particolare. E ora facciamo anche l'altro. Ok. Perfetto. Vedete, cioè nel senso ha un occhio più su e un occhio più giù, questo non l'ho deciso io. E ora con un po' di nero andiamo a fare qua il beccuccio. Oh, come carino. Poi dobbiamo ancora scoprire quello che ho fatto. Ok, adesso devo aspettare che il nero si asciughi perché dovrò andare a fare i riflessini bianchi. Quindi adesso lo lascio un po' asciugare, tanto preparo il ciondolino da attaccarci. E poi lo finiamo e scopriamo anche l'altro poverino, che è ancora qui. Oh. Ok, adesso vado a prendere il bianco e vado a prendere anche la puntina. Apriamo con questa qua grossa, senza far troppo danno. E vado a farci. Aiuto, mi dispiace se è un po' nella nebbia. Vado a farci il riflessone. Ecco, il nero non si era asciugato perfettamente. Quindi mettiamo più bianco. Aspettate. Ok, ce l'ho fatta. E adesso lo facciamo anche dall'altra parte. Un po' più grosso. Ok, guardate che carino, sì. Ok, adesso, tanto che quello li asciuga, vado a scoprire questo. Allora, aspettate un attimo, è che ho fatto tipo più bianco di qui, e dopo lo sistemo. Adesso scopriamo, anzi, lo sistemo ora e poi scopriamo. Ok, lasciamolo lì a fare i cavoli suoi. E ora vediamo se questo è indurito, sì. Vediamo che colore è uscito e vediamo com'è uscito. Allora, mi sembra già un bel colore. Dai, è uscito bianchino. No. È uscito? Sì, dai, ci sta. A parte queste cose qua. Ci sta, ci sta. Bello. Pensavo uscisse meno bianco, invece è uscito bianco. Mi piace. Dopo vado a colorare anche questo. Davvero mi piace tantissimo. Forse è uscito un po' più bassino. E sì che l'ho pesato, prima di farlo. Vabbè, è uscito piccolino. Non fa niente. Non fa niente, è bellissimo, mi piace. Molto molto tenero. Ok, mettiamo via lo stampo. E ora vado a colorare anche questo, tanto che aspetto che qua asciughi tutto per bene. Ok, allora, ecco qui, Edvige. Ta-da! Nella nebbia. Già montata. Ta-ta-ta-ta-ta. Spero tanto che vi sia piaciuta un po' questa creazione, nel senso che da uno stampo di gufino così, poi non so se è un gufo o una civetta, boh, vabbè. E ho fatto il video, mi piace tantissimo, è super tenero, tenerissimo. Wow, comunque, bellissimo, bellissimo. E poi questo è l'altro che ho colorato e già montato anche qui, eccoli qui. Questo è quello che avevo fatto con una resina che sono riuscita a colorare di bianco e questa con una resina. Sì, dai, ci sta però, nel senso ci sta. Sembra tipo effetto pietra. Sì. Ecco qua il vige. Niente, quindi fatemi un po' sapere che cosa ne pensate di queste creazioni. Se vi è piaciuta l'idea, se non vi è piaciuta l'idea, fatemi un po' sapere cosa ne pensate. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!